Sindaco di Diamante. Mi riporto integralmente alle cose che ha appena detto la compagna deputata regionale della Puglia. E io vorrei fare due telegrammi e una confessione alla fine. Il primo telegramma: io non condivido proprio per nulla queste nuove regole che in questi ultimi tempi sono state emanate da questi governi di centrodestra che regolano le autonomie locali. Seconda questione: io non credo che il Paese aveva bisogno del federalismo. Il nostro era un Paese nel quale le autonomie locali, prima tra tutti i comuni, erano state ben garantite dalla nostra Costituzione e avremmo dovuto e dobbiamo, a mio avviso, andare in questa direzione. Guardate, mi preparo a fare il secondo telegramma. Le autonomie locali, soprattutto i municipi, i comuni, sono amministrati da tanti amministratori locali, donne, uomini, sindaci, che sono in trincea tutti i giorni, che si devono occupare di riscattare, di proteggere, di portare avanti i loro territori, di essere le guide delle nostre, delle loro popolazioni, di queste popolazioni, delle popolazioni del Mezzogiorno. E lo diceva prima qualcuno che ha parlato prima di me, lo diceva Sandro Principe: non è la stessa cosa fare il sindaco di Busto Arsizio e quello di Diamante o quella di Pollica, non è la stessa cosa. Non sono le stesse risposte che chiedono i cittadini del Mezzogiorno e i cittadini del resto del Paese. E questo Paese, questa parte del Mezzogiorno, non è cosa diversa da questa Italia unita del Centro-Nord. E la seconda questione, perché mi rendo conto che ho poco tempo, è dell'altro telegramma. Noi siamo già, onorevole D'Alema, il partito degli amministratori. Siamo già un partito nazionale che ha profonde radici, non solo dalla storia dalla quale proviene. Questo partito è il partito di tanti uomini e di tante donne che, come il sindaco Vassallo, io sono sindaco di questo straordinario paese che si adagia sul mare Mediterraneo come Pollica. La marineria del mio comune era amica ed è amica della marineria di Pollica. Io conoscevo Vassallo personalmente, questo sindaco che è caduto, come tanti sindaci, lui è caduto in maniera drammatica, ma tanti altri sindaci cadiamo tutti i giorni sotto le responsabilità che abbiamo, sotto le risposte che non riusciamo a dare ai nostri cittadini. Ero stato male perché colpito da una gravissima neuropatia, ma per la passione, poi lo dirò nella confessione finale, per la passione che ho deciso di andare a quel funerale. Diceva stamattina l'onorevole Binda, e mi dispiace che non ci sia e che non abbia ascoltato l'intervento fatto dal sindaco di Rosarno, se n'è andata appena iniziato a parlare il sindaco di Rosarno, che bisogna dare visibilità a questi amministratori del Mezzogiorno. È vero, il Partito Democratico deve diventare il partito degli amministratori locali. Siamo stanchi nelle nostre regioni di avere parlamentari che vengono nominati, che non conosciamo, che non sappiamo chi sono e che non sappiamo dove vogliono andare. E non penso a me, io mi porto male i miei 50 anni anche a causa della politica. Sono uno dei sindaci italiani che ha rinunciato all'indennità perché ha messo nel suo programma che la politica è servizio insieme a tutta la mia giunta, per cui lezioni dalla Lega e da altri su queste questioni non le prendiamo da nessuno. Dobbiamo però costruire questo nuovo grande partito che deve essere il partito della gente. E concludo con la confessione. Ho l'abitudine, prima di fare i miei interventi, di fare un messaggio alla mia compagna e dire tra poco parlo. E così ho fatto, come al solito. Poi mi sono accorto che c'era l'onorevole D'Alema seduto in prima fila e gli ho fatto un altro messaggio. Mi tremano le gambe perché c'è D'Alema. Ma non mi tremano perché verso D'Alema ho timore reverenziale. Perché noi siamo la storia di uomini e di donne che hanno una grande passione e che in questa grande passione che hanno vedono in quelli che sono stati prima di loro e che sono ancora i dirigenti di questo partito una storia che vuole andare verso la stessa direzione di sempre: costruire un grande partito per costruire un grande paese che abbia a cuore gli ultimi, i deboli, i cittadini italiani. Grazie Ernesto. Luca Scandale, poi Marida Dentamaro.